agli ospiti di stamattina. Abbiamo con noi al tavolo l'assessore Baretta, il presidente della comunità palestinese Shakin Turtam, l'assessore Armato, il vice sindaco Lieto, il consigliere D'Angelo, delegato CIEM. E do il benvenuto agli ospiti in sala, le rappresentanze sindacali, i rappresentanti delle comunità, della comunità palestinese, i consiglieri comunali Andreozzi e il presidente della municipalità 8 diciamo, di Napoli, Nicola Nardella, e al direttore del CIEM, Giacomo Serafini. Abbiamo voluto come Consiglio Comunale tenere oggi, nella giornata internazionale della solidarietà al popolo palestinese, questo momento celebrativo di confronto, di incontro con appunto, i rappresentanti sul territorio napoletano della comunità palestinese, perché crediamo molto come Consiglio Comunale, diciamo, e abbiamo fatto un lavoro la scorsa settimana nel Consiglio del 22 novembre, abbiamo approvato a maggioranza un ordine del giorno che ponendo diciamo, Napoli come città di pace di diciamo, attiva relazione, interlocuzione anche simbolica per ripristinare la pace tra i popoli e il cessate il fuoco rispetto ad una guerra terribile che sta colpendo tantissime popolazioni civili e che sta vedendo la morte quotidiana di bambini, di donne, di uomini, di molti anziani. Abbiamo sentito il dovere, di questo ringrazio il consigliere D'Angelo e diciamo, in qualità anche di referente del Consiglio Comunale del CIEM, per aver avuto la sensibilità di porre all'ordine del giorno del nostro Consiglio questo tema e di averci chiamato come consiglieri comunali, rappresentanti dell'istituzione locale, a ragionare, a riflettere e a condividere il fatto che dovevamo fare qualcosa, anche se sotto il profilo simbolico andava fatto qualcosa. E, diciamo, è un caso, ma non tanto, che oggi si celebri la giornata internazionale della solidarietà al popolo palestinese, sancita dalle Nazioni Unite. Abbiamo fatto anche rispetto a questo un lavoro come Consiglio Comunale. Avremo altre giornate celebrative perché è il ruolo proprio della città, della terza città d'Italia, di una città, diciamo così, che diventa sempre più europea, europeista, convinta ad avere, diciamo così, un'attenzione ai temi della politica e dei rapporti internazionali. Io non mi dilungo ulteriormente e diciamo, passo la parola per un saluto, parto diciamo, dal fondo del tavolo. Per chiedere all'assessore Baretta di portare il suo No, saluto, penso che per lui manda, dice sì. mi fermo allora solamente ricordando però il saluto del sindaco Manfredi che ha voluto fortemente che questa mattinata venisse tenuta qui in sala giunta e, insomma, e porto i saluti del presidente Marino che ha voluto diciamo così, patrocinare la mattinata in linea con il lavoro che stiamo facendo come CIEM, Consiglio Comunale, con l'ANCI, non è potuto essere qui perché è impegnato ad Aosta per un altro evento, ma ci teneva insomma che io portassi i suoi saluti. Caso è bene ricordare a noi tutti che si stimano oltre 12.000 morti dal 7 di ottobre, 12.000 civili morti, più di 4.000 bambini, 200 medici, 40 funzionari delle Nazioni Unite, 60 giornalisti. Io credo che questi fatti debbano essere denunciati. Perché da qui deve partire qualsiasi ragionamento. Ci si può chiedere per quale motivo quindi un comune che non ha l'autorità, la forza di poter richiedere il cessate il fuoco. E però io penso che in questo momento sia importante che ciascuno faccia la propria parte. Ed è importante che che questa richiesta, questa invocazione, questo appello venga anche dalle città. Venga dai comuni aderenti all'ANCI e venga come invito da far pervenire alla comunità europea perché decida a convocare il tavolo trilaterale. E sia importante perché serve anche qui per
non solo far partire un messaggio di pace, ma farlo partire anche all'indirizzo di due comunità, entrambe ampie e numerose, quella araba e quella ebraica, perché qui possa partire un messaggio di pace e al tempo stesso scongiurare fatti violenti e incomprensioni ulteriori che possono solo alimentare ulteriormente i tragici fatti a cui stiamo assistendo. Allora non è scontato e non è neutro, non è nemmeno equidistante, come qualcuno ha sostenuto, come qualcuno richiedeva, pretendeva, e fare ciò che abbiamo fatto, perché non c'è nessuna equidistanza nel chiedere il riconoscimento del diritto al popolo palestinese di avere un proprio Stato. Non c'è equidistanza in questo. Insomma. E l'unica equidistanza ammissibile è riconoscere che le vittime siano tutte uguali e che non ci sia la possibilità di piangere di più per la morte di alcuni bambini rispetto ad altri. Questa è l'unica equidistanza possibile. Per il resto... La giornata di stamattina può essere sintetizzata con le parole del consigliere D'Angelo, citando il discorso di Gutierrez, segretario generale delle Nazioni Unite, e la necessità e il lavoro di costruzione di uno Stato palestinese. E l'altra riflessione, quella di Francesco Romanetti, che ha detto, giustamente ha citato la legge della nazionalità, ricordando gli arabi israeliani. Io sono un rappresentante di quella popolazione, io sono un palestinese di cittadinanza israeliana, una razza... No, sicuramente non è un via di estensione, anche perché noi, i palestinesi, sono forti. Voi non sapete, ma la battaglia si svolge spesso dal cibo. I palestinesi non possono raccogliere più un chilo di origano selvatico all'anno. E quella pianta sempre più forte e dà sempre più frutti, anche perché l'origano oramai lo coltivano i kibbutzim, quindi lo dobbiamo comprare da loro. Io vorrei ringraziare il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco di Napoli, l'ANCI. E questa non è la prima volta che il Comune di Napoli festeggia la giornata di solidarietà col popolo palestinese. Anzi, ne abbiamo partecipato a tante altre manifestazioni. Non vorrei glissare al 7 ottobre. Il 7 ottobre è successa una tragedia che io come medico potrei parlarvi della campagna vaccinale a Bianura, dove lavoro. Però vi parlerò della tragedia che è successa il 7 ottobre nel sud di Israele, ai confini di Gaza, dove Gaza chiaramente è eternamente occupata da Israele, dove non si può né entrare né uscire nessuno senza i permessi. Voi non sapete, o qualcuno di voi non sa, se noi, che la comunità palestinese di Napoli, insieme alle istituzioni napoletane, abbiamo l'opportunità di portare dei ragazzi di Gaza a curarsi a Napoli, e di questo dobbiamo ringraziare la regione e il comune di Napoli. E noi, per far venire un ragazzo affetto da leucemia a Napoli, ci mettiamo mesi e mesi, durante il quale il ragazzo può anche morire, perché le terapie da quelle parti sono terapie solo di sopravvivenza. E quindi l'assedio è perpetuo. Ma il problema, giustamente, che mi ha citato il consigliere D'Angelo, non incomincia
il 7 ottobre. Non lo so quando incomincia. Io sicuramente lo so quando è cominciato probabilmente circa 5.000 anni fa, quando Abramo è salito a fumare una sigaretta e ha notato il sole che si muoveva e aveva pensato che c'è qualcuno che muoveva il sole. Allora Dio si è rivelato ad Abramo, ha detto ecco sono io. Io credo che il problema è cominciato allora. Perché Abramo, oggi parliamo di femminicidio, no? E il primo patriarca è Abramo, che aveva la moglie e l'amante. Dall'amante ha fatto Ismaele, che è il nostro capostipite. E Isacco è il figlio della moglie legittima. E quindi io credo che il problema è incominciato allora. Difatti la terra è stata divisa fra gli arabi discendenti di Ismaele e gli ebrei discendenti di Isacco, solamente che il figlio legittimo tuttora rivendica tutta la terra per sé, tranne che nel 1947 con la risoluzione dell'ONU 181 ha detto al popolo di Isacco: guarda che la terra va divisa così, e ha stabilito uno stato palestinese e uno stato israeliano. Lo stato di Israele esiste, quello palestinese non c'è, e come diceva Romanetti non sappiamo se ci sarà mai uno stato palestinese, anche perché Israele insieme agli Stati Uniti, probabilmente all'Arabia Saudita, hanno inventato Hamas in funzioni ante Arafat di allora, perché Arafat e il Fatah e l'ANB rappresenta l'ala laica e socialista del popolo palestinese, e questo non andava nella direzione giusta per le monarchie del Golfo, per gli Stati Uniti e per Israele. Tant'è vero che voi sentite che il finanziatore principe di Hamas è il Qatar, che è l'alleato di ferro degli Stati Uniti. Qualcosa salta, no, alla mente, che c'è una contraddizione in termini, no? La più grande base navale americana al mondo dopo gli Stati Uniti è quella del Qatar, e il Qatar manda ogni anno mi pare 5-6 miliardi di dollari a Gaza, e le valigie, li chiamano in Israele le valigie arrivano all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, e gli israeliani le passano a quelle di Hamas, è chiaro? E quindi c'è una commistione alquanto sospetta. Ora, chiaramente, come citava Romanetti, loro hanno puntato su Hamas, indebolendo l'autorità nazionale di palestinese di Abu Mazen. Abu Mazen è stato ospite in questa sala, invitato dal sindaco di Magistris, e ha segnato la cittadinanza d'onore, e noi a De Magistris abbiamo dato anche il passaporto palestinese. E quindi il rapporto fra l'autorità nazionale palestinese e la città di Napoli, il comune di Napoli, oserei dire che sono storici. In questi giorni abbiamo avuto la conferma dalla forza giovane e vitale di questa città, delle università, dei sindacati, dei centri sociali, che sono scesi in piazza con noi a manifestare contro la guerra, non contro Israele, ma per la pace, perché tutti desideriamo avere un nostro Stato. Queste, gli ebrei hanno vissuto in mezzo a noi per migliaia di anni. Io personalmente non ho difficoltà a vivere in mezzo a loro, con mio Stato autonomo e indipendente, per migliaia di anni. Quindi la questione non è una questione
musulmani ebrei o arabi ebrei, è questione palestinese ebrei israeliani che rifiutano il rispetto e l'attuazione delle risoluzioni dell'ONU. Oramai in Cisgiordania sinceramente non c'è spazio per due stati. C'è una commistione così profonda che io non voglio essere impopolare, ma direi quasi che loro non sono in grado di vivere senza di noi e noi non sappiamo vivere senza di loro. È come rapporto fra marito e moglie, no? Magari conflittuale, però si vogliono bene. E io credo che è proprio il destino, è il nostro destino convivere insieme. Io, più di equidistanza, io pretenderei proprio dal mondo intero di allontanarsi da noi, perché come vi avevo detto, noi siamo tutti e due figli di Abramo, siamo tutti e due popoli semiti, parliamo quasi la stessa lingua, quindi meglio di noi a capire se non c'è nessun altro. Loro capiscono la loro lingua, la nostra lingua, e noi capiamo la loro lingua, tranne queste frangenti in cui loro dicono che gli arabi capiscono solo la lingua della forza. E Hamas è l'immagine speculare degli ebrei israeliani, perché Hamas dice la stessa cosa: gli ebrei capiscono la lingua della forza, e in mezzo ci sta il popolo palestinese che subisce purtroppo questi atti di violenza. Non mi vorrei dilungare. Noi a Firenze c'è stata una manifestazione della comunità palestinese insieme alla comunità ebraica. Ecco, ben cominciare a parlare di pace, motivo per cui l'ambasciatrice oggi ha ritenuto non è il caso di parlare, quindi ha declinato l'invito. Io inviterei il Consiglio Comunale di Napoli magari di organizzare, alla stregua di quello che è successo in Toscana, una manifestazione cittadina in cui magari la nostra comunità, mi impegno io personalmente, di camminare per le strade della città di Napoli insieme ai amici della comunità ebraica di Napoli, proprio per lanciare un segnale di pace fra, tornerei a dire, i figli di Abramo. Riguardo l'identità, le radici, io vorrei citare magari la poetessa Alda Merini, che diceva che lei aveva una radice, una sola, e che le faceva male. E io effettivamente ce n'ho una radice e mi fa male, e quella dell'umanità, dove io credo che la crisi climatica da qui a pochi anni metterà da parte l'agenda palestinese, quella cinese, quella ucraina, e non vorrei essere fra qualche anno a Gaza quando scoprirà questa crisi climatica e non ci sarà speranza per nessuno. Per cui io vi ringrazio per la vostra presenza e per averci dato questa opportunità e questa platea in questo momento difficile. Capisco anche che avete fatto un atto coraggioso, perché l'ordine diffuso è quello di boicottare qualsiasi iniziativa a favore del popolo palestinese, imposte di cultura e di rappresentanza pubblica, e quindi vorrei ringraziarvi per il vostro coraggio. Grazie. Che significa Pio? Shafi.
Fermo per la sua testimonianza e ridò un attimo la parola al consigliere D'Angelo, che voleva aggiungere alcune cose. Prova. Io, Presidente, il Consiglio e tutto il Consiglio, perché questa iniziativa possa essere sostenuta e avere le gambe per realizzarla. E poi vorrei potermi raccomandare, sempre con la Presidente del Consiglio, con la Vice Sindaca e quindi con l'amministrazione, e fatta la tara alle cose tutte ragionevoli che abbiamo ascoltato, io penso che nel tempo dell'era digitale, in cui i simboli hanno persino un valore maggiore, superiore di ogni altro tempo, e forse perché è stato detto, sebbene, come ci ricordava Romanetti, occorre ricreare le condizioni perché possa diventare concreta la prospettiva di uno Stato palestinese con un territorio. E io penso che l'unica possibilità che ne abbiamo è di ripartire da dove abbiamo lasciato positivamente le cose. E mi riferisco agli accordi di Oslo, sottoscritti da dai due rispettivi presidenti dell'epoca, divenuti entrambi poi premi Nobel, e forse potrebbe essere simbolicamente importante, lo dico all'assessore anche alla toponomastica, decidere di intitolare una strada, una piazza, non due strade, due piazze, una strada, una piazza, ad Arafat e Rabin, perché i simboli contano. E se davvero noi pensiamo che si debba ripartire da qualche parte, io penso che davvero, sebbene non esistano più quelle condizioni che vanno ricreate, bisognerebbe ripartire esattamente dagli accordi di Oslo. Per dare il benvenuto alle donne e agli uomini della comunità palestinese oggi e a tutti voi che siete venuti qui nella casa della città a celebrare una ricorrenza importante della risoluzione dell'ONU che riconosce il diritto al popolo palestinese del suo Stato, io vorrei esprimere a nome dell'amministrazione, ma anche a titolo personale, il rispetto nei confronti della lucidità e dell'umanità che Shafiq ha testimoniato a tutti noi, ricordandoci una questione che è giusto testimoniare come un atto di comunità, come siamo noi in questo momento, in questa stanza, con tutte le nostre differenze, con tutti i conflitti e con tutte le contraddizioni di cui Shafiq ha parlato in maniera lucidissima, testimoniando la sua esperienza di uomo israelo-palestinese e di medico e di persona che conosce la situazione su quel territorio. Noi oggi testimoniamo nella nostra limitata capacità, il consigliere D'Angelo l'ha detto chiaramente nel suo intervento, le città devono evidentemente esercitare la loro voce in un movimento globale per la pace. E questa non è una retorica, questo è un impegno, il movimento globale della pace è anche il movimento di contrasto ai problemi del cambiamento climatico a cui si faceva riferimento prima. Però è anche vero che la città da sempre, almeno nella nostra civiltà, è il luogo in cui la comunità con tutte le sue differenze si raccoglie per testimoniare il senso di un noi. Ed è questo di cui ha parlato Shafiq stamattina nel suo intervento. Noi oggi testimoniamo nella casa della città una storia millenaria e anche una storia unica, mi permetto di dire, che è l'incontro traumatico della storia palestinese con il sionismo, che è un evento unico in quella regione di mondo. E la ricerca affannosa, io sono un'accademica di mestiere, per me nella Palestina io l'ho incontrata attraverso Edouard Said e un libro importante del 77 che si chiama
la questione palestinese, e l'ho incontrata perché i miei compagni di studio erano ragazzi palestinesi, perché negli anni Ottanta all'Università Federico II c'erano tanti ragazzi palestinesi e i miei compagni di scuola sono stati palestinesi e poi i miei studenti di dottorato sono stati ragazzi palestinesi. Quindi credo in maniera indiretta naturalmente di conoscere come i territori occupati siano diventati l'epitome per noi che studiamo i processi urbani della segregazione nel mondo. È una guerra climatica, è molto vero, da quello che ho appreso dagli studi e dalle persone che lavorano in quei contesti, è una guerra dell'acqua principalmente, perché gli avamposti sono evidentemente legati poi all'appropriazione della risorsa che sempre più scarsa sarà nella condizione del nuovo regime climatico, che è legata evidentemente appunto a questo tipo di situazioni. È chiaro che diciamo noi in questa giornata testimoniamo un'equidistanza che va nei confronti, che testimonia il rispetto per comunità in lutto, perché di questo stiamo parlando. Stiamo parlando di un grande lutto collettivo ed è giusto nel momento in cui la politica si raccoglie in questi momenti testimoniare rispetto e vicinanza a chi piange, e questo evidentemente è da entrambe le parti. È chiaro che noi ci misuriamo con una contraddizione atavica, con un processo conflittuale da cui dipendono molte delle questioni e degli equilibri del mondo. E naturalmente questo può essere una paralisi nella capacità che vorremmo esercitare di agire e di fare la differenza. Però sono onorata ed esprimo il mio ringraziamento nei confronti della Presidente del Consiglio Comunale e di tutti i membri del Consiglio Comunale che oggi ci hanno dato la possibilità di accogliere esponenti della comunità palestinese e di poter parlare liberamente a questo tavolo, in questa stanza, con tutto che un microfono non funziona, ma la voce ha valore anche quando appunto non arriva troppo forte. Grazie a tutti e bentrovati. Quali sono fatte anche diciamo di questi momenti, e naturalmente diciamo a nome del sindaco e dell'amministrazione che in questo momento rappresento, sono felice di dare il simbolo della nostra città di Napoli a Shafik, che rappresenta la sua comunità, e gli diamo il benvenuto e naturalmente la testimonianza del nostro rispetto e affetto, perché Napoli è e resta una città aperta. Grazie. Che secondo me ha colpito un poco tutti, perché si parla di pace, ma si parla di pace in maniera concreta. Beh, lo si fa in maniera concreta nel momento forse più terribile della storia contemporanea, e non era scontato. E io sostengo, come ho sostenuto in Consiglio Comunale, che ci voleva più coraggio a tacere che non ad intraprendere le iniziative che abbiamo intrapreso. Il momento in cui tutti invocano l'equidistanza, neutralità, in realtà non è più possibile restare in silenzio, essere neutrali e equidistanti. E quello che sta accadendo a Gaza dal 7 di ottobre con l'eccidio, la strage di Hamas, che ha prodotto conseguenze più criminali ancora, con una reazione sproporzionata da parte dell'esercito israeliano, che ha già causato oltre 12.000 vittime civili, di cui oltre 4.000 bambini, medici, anziani, giornalisti, i 40 funzionari delle Nazioni Unite. Io penso che davvero tocchi a ciascuno chiedere e invocare l'immediato cessate il fuoco, un cessate il fuoco però duraturo, e bisognerebbe poter ripartire da dove abbiamo lasciato le cose, e vale a dire da quanto di più proficuo è stato fatto. Mi riferisco agli accordi di Oslo sottoscritti da Arafat e Rabin, e penso che nell'era digitale, in cui i simboli hanno ancora più valore, occorrerebbe simbolicamente e proporre, decidere di intitolare una piazza, una strada ai due premi Nobel che
che si fecero artefici di quegli accordi e che, sebbene oggi non vi siano le condizioni per realizzare quell'accordo, ma da lì bisogna ripartire, convocando una conferenza internazionale, costringendo le parti in causa a trovare una soluzione di pace duratura. Dottore, ha parlato in una maniera che invita alla pace, nel vero senso della parola, perché uno ha bisogno dell'altro. Non c'è un'altra strada, non c'è una via d'uscita se non quella della pace fra due popoli che parlano una lingua semitica, due popoli che possono capirsi in quanto parlano la stessa lingua. Oramai la convivenza dolorosa ci costringe a convivere insieme. Gli ebrei israeliani non sono in grado di vivere senza i palestinesi, e i palestinesi non riescono a vivere senza gli ebrei israeliani. Pranzo, abbiamo visto una foto e appunti di viaggio con la Palestina. Lei è andato in missione parecchie volte per conto del Comune di Napoli in Palestina, quindi conosce la realtà. Sì, noi in effetti dal 2002, come Consiglio Comunale, anche assieme alla Regione Campania, promuovemmo proprio degli incontri e partecipammo come gruppo di lavoro per la pace in Palestina e per le elezioni. Infatti le prime elezioni, quando c'era ancora Arafat, furono anche, diciamo, molto sollecitate da noi. C'era l'assessore Porta ed altri amici che componevano un po' il gruppo. Era il 2002, devo dire la verità. Quando si parla bene di due stati e due popoli, è una buona iniziativa, però sono passati già parecchi anni. Io parlerei anche di modello sudafricano, e infatti qualche intellettuale sia americano, palestinese e anche israeliano ne incominciano a parlare, perché nel frattempo sta avvenendo anche un'integrazione naturale tra palestinesi e israeliani. Basta vedere quanti parlamentari israeliani hanno sposato palestinesi e viceversa, e quante delle famiglie che sono integrate, diciamo, come attività di lavoro. Per cui non sarebbe male pensare ad un progetto federalista e recuperare, se possibile, queste poi sono condizioni che conoscono meglio loro, anche, diciamo, un colloquio con lo stesso Barghouti, perché quando si parla di rappresentanza palestinese, io penso che ancora oggi chi veramente può rappresentare la Palestina e i vari movimenti di liberazione palestinese sia proprio Barghouti.